Allora, Diamante Marzotto, ospite oggi del nostro Hot Corner, che ci ha appena fatto un complimento bellissimo perché ha detto mi sento su un set. Eh sì, certo. È perfetto, c'è il Chuck, la pellicola. Cosa vuole? Dopo un pensierino per te col Chuck. Ah sì? Va bene, allora dopo ne riparliamo. Allora, Diamante Marzotto, prima domanda inevitabile, che effetto fa essere qui alla Mostra del Cinema di Venezia con la musa inquieta su sua madre Marta? Fa un effetto un po' i ricordi, perché l'unica volta che sono stata sul red carpet è stato con lei. Quando era? Quando è stato? Quanti anni fa? Forse 14 anni fa, non sono sicura più. E tra l'altro quella volta è stato molto divertente perché mi ha detto andiamo, corriamo, tutti pronti, tutti per andare a vedere questo film, e poi mi dice allora tu non hai il posto, tu sediti lì. Ah, quindi hai fatto il red carpet e poi sei andata? No, io ho fatto il red carpet e poi sono scappata terrorizzata che mi beccassero che ero imbucata, perché io in queste cose sono... come diceva Veneta, cioè sono devo avere le carte in regola. No, sono più come mio padre, sono un po'... Anche sì. Tedesca, anche un po' quindi. No, mio padre non era tedesco. No, però dico marziale come... Ma no, timida. Ah, ok. Cioè, allora, Diamante, partiamo dalla musa inquieta. Da dove nasce? Come nasce questo progetto? Nasce da questa cosa dentro di me che, non riuscendo a esprimermi bene a parole su mia madre, perché un po' è già stato tutto detto. Beh certo, non è facile, molto perché, diciamo, non è mai stato detto. Io ho sempre fatto molta fatica a parlarne di lei dopo che lei non c'era più. E mi sembrava tutta una banalità, proprio ero bloccata, non riuscivo. E quello che invece mi è venuto spontaneo invece è stata appena c'è stata la possibilità, non di ricordarla con degli eventi, delle piccole cose, cioè, o la concretizzarla quasi del che suo libro lì. Sì, ho pensato, ho visto un Ali Dorate di Massimiliano Finazzo Flori, mi è piaciuto moltissimo, che è regista, e l'ho chiamato, gli ho detto sai che c'è, facciamo il docu-Marta. E così è quindi stato. Il docu-Marta, esatto, che si è lanciato dopo si è chiamato La Musa Inquieta. Che effetto le ha fatto quando l'ha visto concluso alla fine di tutto? Non l'ho ancora visto concluso tutto. Ah, non concluso, quindi lo vedrà qui? Quasi sì, quasi. È rischioso però. No, vabbè, ho visto, vabbè, certo, mancavano la parte... le ultime cose, però quasi preferisco vederlo. Eh beh, certo, con vederlo insieme agli altri, sì, la sentire, celebrazione. Sì, sentire proprio su di me che effetto fa a me, staccata dalla certo, scena. Perché certo, chiaramente... assolutamente, quasi come una spettatrice, quasi qualunque, diciamo. Esatto. Senti, le faccio l'ultima domanda, Diamante. Che rapporto aveva sua madre con il Lido, con la Mostra del Cinema, insomma, visto che... Beh, lei adorava la Mostra del Cinema. Lei era il suo lei era no, spettatrice spettacolare. Cioè, lei arrivava qua, dava spettacolo, cioè, e andava pesce tutti... nella sua acqua, diciamo. Sì, proprio... assolutamente, adorava. Proprio non... c'era, scattava l'ora X dalla Sardegna, lei aveva le sue valigie e non la vedevamo più. Era appuntamento fisso. Vabbè, sempre. In qualche modo quest'anno Marta Marzotto è tornata. Grazie Diamante per essere stata con noi, grazie mille.